Abbiamo raccontato una distinzione fondamentale tra i vari tipi di software di produzione, ovvero quelli più a carattere analogico e quelli più con mentalità digitale. Adesso ripercorreremo una breve panoramica dei principali software di produzione, andando ad aggiornare un vecchio video a cui farò qualche riferimento e aggiungendo anche delle nuove considerazioni, prima di andare poi ad approfondire ogni singolo software con un video specifico, che tratterà sia gli aggiornamenti sia le caratteristiche principali. Prima di proseguire, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. In questo video iniziamo parlando di Fruit Loops. Nel video precedente le maggiori critiche sono arrivate proprio per come avevo raccontato questo software, perché in molti hanno pensato che gli dessi poca importanza e poca rilevanza. Ma non era esattamente così. Fruit Loops ha rilasciato recentemente la edizione numero 20, che si chiama così per celebrare i 20 anni di carriera dalla primissima versione, che in realtà si sarebbe dovuto trattare della edizione numero 13. Fruit Loops è un software molto dinamico, molto giovane, che è soprattutto apprezzato dai giovanissimi. È un software ideale per la produzione di musica elettronica, però si può integrare molto facilmente in banco e con qualsiasi hardware esterno. È un software molto intuitivo per quelli che hanno iniziato a lavorarci fin da subito o quelli che l'hanno messo sul computer semplicemente per giocarci un po'. Per chi viene da un'ottica più analogica, fa un po' fatica a prenderci confidenza, però è un software veramente molto rapido e dinamico. Un altro software di questa categoria è Ableton, che è il primo vero software nato con un'ottica digitale. Non avevo una grandissima conoscenza di Ableton fino a, diciamo, un anno fa circa, infatti non l'avevo descritto con tanta accuratezza. Ableton è molto di più che un software per la creazione di live set o di musica elettronica, perché è un software estremamente pieno di risorse. È il software ideale per la creazione di musica automatica o per delle sequenze random, ha delle enormi potenzialità sull'utilizzo del MIDI, sull'audio to MIDI e soprattutto sulla creazione di suoni da zero completamente programmabili. Ecco che le funzionalità più avanzate di Ableton, anche in integrazione con Max for Live, consentono veramente di sbizzarrirsi e di andare ad approfondire nel dettaglio della programmazione negli aspetti più diversi. Passando invece ai software, quelli più di vecchia concezione, Cubase continua con le sue acquisizioni, o meglio la Steinberg, che è la società che le possiede, per un software che si avvicina al compiere i 30 anni. La prima versione di Cubase era dell'89, questo per dire tutta la strada che è stata fatta. Attraverso queste acquisizioni, continua ricerca e innovazione, l'azienda tedesca sta continuando a creare un prodotto sempre più performante e competitivo, superando quelli un po' erano i limiti del vecchio Cubase, nel quale facevi un po' fatica a tirarci fuori un suono veramente importante e allo stesso tempo non era così reattivo come i software più giovani. Beh, adesso ogni anno le innovazioni di Cubase sono veramente importanti, che lo rendono un software veramente competitivo che dà filo da torcere a tutti gli altri. È un software ideale sia per chi lo ha sempre usato e quindi continua a rimanere al passo su coi tempi, ma anche per i giovanissimi che vogliono approcciarsi ad un programma che possa essere il più completo possibile. Pro Tools rimane il programma ideale per mixare, che è sempre utilizzato per questo aspetto, però inizia a essere un attimino più rapido anche in fase di composizione e soprattutto nella fase di gestione. Finalmente non c'è più l'obbligo del bounce a un au pair, che vuol dire che ogni traccia esportata richiedeva il tempo di esecuzione, che ne preserva la qualità, ok, però quando deve esportare 30, 50 o 100 tracce allungava enormemente i tempi. E anche nelle conversioni da media audio, oppure nelle esportazioni e anche quello che era il suo grande limite, ovvero quando dovevi cambiare di tempo alle tracce, si sta attrezzando per essere al passo con i tempi. David, che è l'azienda che ha acquistato Pro Tools alcuni anni fa, attraverso la sua enorme esperienza anche nel campo video,
sta creando un programma che è adatto per gli usi più diversi, che vanno oltre quello del semplice mixaggio in studio. Logic, lo avevamo detto, è quello che rimane un po' più al palo, tra virgolette. L'Apple non ci sta investendo molto, anche se siamo comunque arrivati alla versione 10.4. Logic continua ad essere uno dei programmi più richiesti e ricercati, soprattutto per chi vuole imparare a fare musica, ma anche per chi ha lo studio di registrazione. Come avevamo detto, sia per chi lo ha sempre usato, che magari si è fermato alla versione 9, che ai tempi era veramente non plus ultra, continua a trovare degli ottimi motivi di utilizzo anche nelle versioni più recenti. Non c'è più quel clamore intorno alle novità del Logic, però di lì a dire che non sia un programma all'altezza ce ne corre. Il problema verrà semmai quando andremo avanti con gli aggiornamenti dei sistemi operativi, quelli che danno tutta una serie di problemi quando si tratta sia dei plugin sia delle macchine DAW. Però per il momento anche il Logic 10.4 continua a essere una valida opzione per chi vuole fare il produttore. Negli ultimi anni è arrivata anche una novità importante nel campo dei software di produzione, ovvero Studio One. Studio One si pone come la via di mezzo tra il software completamente digitale, quindi rapido, dinamico, ma anche il software di natura analogico, che quindi in teoria corrisponde ad un bel suono di fondo. Ecco che molti stanno passando da altri software a Studio One, e Studio One proprio ci punta su questo, a prendere utenti che erano affezionati ai concorrenti. Quindi troviamo alcuni elementi comuni sia al Pro Tools per capire, ma anche a Ableton, che con la sua interfaccia, sto parlando di Ableton, con la sua interfaccia però che è uguale da sempre, ha creato veramente un'enorme spaccatura nella concezione del modello di produzione. E quindi c'è chi passa da Ableton a Studio One trovando quelle caratteristiche cui è abituato, però anche un suono di base, se vogliamo, migliore. Come abbiamo già detto, approfondiremo di ogni singolo software con un video dedicato sia a quelli che sono gli aggiornamenti più importanti, sia anche quelle che sono le sue caratteristiche. E quindi in queste settimane mi prenderò un po' di tempo per studiare i programmi e per raccontarveli nel dettaglio. Continua a seguirmi su Essere DJ e alla prossima!